Eccoci qua, siamo di nuovo questa volta fuori dal castello della Fioraia, ma insomma ce l'abbiamo alle spalle. Ce l'abbiamo alle spalle, qui c'è una bella veduta, sì, e quindi sì. Vediamo Arezzo là in fondo, vedi? Sì, sì, quindi, sì, sì. E quello è Arezzo, capito? Sì, sì, no, io geografia c'avevo tre, ma insomma più o meno ci arrivo. Dai, capito. Senti, Aretinamente, siamo alla quarta puntata e insomma, di che, su che storia ci porti questa settimana? C'ho una storiella di uno che era un po' sfortunato, e infatti si chiama proprio Sono sfortunato. So sfortunato più di un cane in chiesa, dici a un tale parlando una volta. La fortuna m'aiuta per l'ascesa, ma per la salita manco mese volta. Insomma, un ne andava una al pallino e se sentia peggio di un ciuschino. Un giorno il suo nonno lo chiamò e prese la cosa un po' alla larga. Gli disse, oggi de parlare sono un vena, te racconto un caso, capitato in quel de Siena. Un tizio, a vera dire sfortunato, ma anche birbon matricolato, c'aveva voglia di lavorare quante un cane di salotto ben tenuto. Ma da campagnolo vispo e astuto, voleva qualche soldo a capezzere. Giunto la valle dalla via maestra, che era stata da poco un catrameta, e che lui vidia dalla finestra. Due volte al dì passea accompagnata dal pastore e un vecchio can barbone, de pecore, una lunga processione. E il nostro uomo pensò di virla giù e mettese in una chievica a nascosto e lo stellone, il tombino, buttar su e quando le pecore fussero tutto posto. Pu tratta una di sotto e rinserrere lo stellone e il pastore buggerere. Fregare. Sì. Così quanto pensata puntino fatto, la cosa per tre quarti riuscì bene. Però sfortuna sbillicheta, dentro la buca venne tratto il cane. Imbischito gli saventa addosso e gli strincia la ciccia fino all'osso. Verso il padrone il cane sbuca, intriso di sangue. Ma cos'è avvenuto? Lui si domanda, mentre in tulla buca vede un uomo a giacè mezzo svenuto. Ci mise poco a capir tranello e avrebbe voluto fare il resto col randello. Appena il delinquente sarebbe capì dal sbaglio grosso e quando l'arma, i carabinieri, ammanettato l'ebbe, so sfortunato, borbottò commosso, sfortunato sì e non poco, ma la sorte non va mai cerca in tutte cose storte. Capito? Insomma, quindi, chi è causa del suo male? Ecco, quindi diciamo che è causa del suo male. Sì, poi vanno cercate sempre, cioè lui voleva cercare di fare i quattrini rubando le pecore. Rubando dai. Le pecore, insomma, quindi cioè, e non va bene. E non va bene. Insomma, e questo sia di lezione. Ora non ti chiedo chi butti giù dalla torre che abbiamo alle spalle, perché sennò sai che fila che ne facciamo. Sì, no, guarda. E sono ispirata da questo luogo, che dobbiamo fare? Ce ne avrebbe tanti. No, magari, insomma, invitiamo. Comunque, se vuoi ti dico due proverbieni veloci. Veloci. Vai. Le storie contadine sono così, cercando sempre di riportare i fatti nella giusta via. Allora, si dice sempre il famoso proverbio contadino cervello fino, però il padrone, che è vispo, dice al contadino gli fa sapere quanto è buono che c'ho con le pere. E questo è famosissimo. Sì, sì. Perché infatti il contadino che ha cervello fino, ma il padrone l'aveva più fino di lui. Non era scemo. Va alla bene, prossima. Alla prossima.